E anche oggi habemus pacis, signoris. Non so perché sia diventato spagnolo tutto d'un tratto, però abbiamo da aprire un bel po' di cose oggi. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo mio video. Oggi siamo tornati con un nuovo video unboxing, visto che in questi giorni ho raccolto un po' di pacchetti, anzi in realtà in queste settimane, e quindi le raggruppiamo tutte quante insieme in questo super mega e giganterrimo unboxing. Prima di partire però con l'apertura di tutti questi pacchi incredibili, vi ricordo di sostenere questo canale lasciando un bel like sotto questo video, iscrivendovi soprattutto e attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, a partire da Instagram, Twitter, Telegram, chi ne ha più ne metta. E detto questo, iniziamo subitissimo. Oggi per l'appunto abbiamo diversi pacchetti, alcuni sono questi, altri invece un po' più grandi sono lì sotto, ma dopo più avanti li andiamo ad aprire con calma. E prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che tutti i link dei prodotti li trovate qui sotto in descrizione per tanti altri dettagli, oppure se siete interessati all'acquisto. Detto questo, direi di procedere magari subitissimo con un pacchetto piccolino, visto che, non incominciamo subito con quelli grossi. Le cose in questi pacchi in realtà sono un po' miste, alcuni sono dei gadget, tech, altri accessori da gaming, insomma ce n'è un po' di tutti i gusti, se vogliamo così dire. Comunque, il primo accessorio sono esattamente queste cuffiette. In particolare sono le Ludos Turbo, l'ultimo paio di cuffiette che mi mancavano all'appello dal testarle. Come ben sapete, sul canale trovate la recensione delle Ludos Ultra, Ludos Clamor, e poi appunto mi mancavano queste, quindi ho contattato questa azienda chiedendomi se gentilmente me le potessero spedire. Sarà giusto il verbo? Ad ogni modo, la differenza principale di queste cuffiette rispetto agli altri modelli è che hanno una forma un po' particolare che va ad adattarsi all'interno dell'orecchio. La confezione bene o male rimane molto simile alle precedenti. Troviamo la sacchettina in colorazione rossa, perché queste cuffiette qui sono appunto in colorazione rossa, e poi all'interno troviamo classicissimi gommini, le cuffiette che sono proprio queste qui che vedete, davvero super incredibilmente rosse come potete notare. E poi sempre in confezione troviamo le solite cose, tra le quali l'adesivo e poi un manualetto che ci ringrazia per l'acquisto. Comunque, non so se riuscite a vedere per bene, questa è la forma dell'auricolare, che in realtà è un po' diverso da come siamo abituati a vederli. Su queste probabilmente arriverà una recensione, non ne sono pienamente ancora sicuro, ma rimanete sintonizzati perché vi farò sapere. Procediamo con il secondo pacco di oggi, che è proprio questo. Dai, alterniamo un po', apriamo anche i pacchi grassi. Bellissimo il fatto che abbia unito grossi e grassi, non so perché, vabbè, andiamo avanti. All'interno di quest'altra confezione troviamo un paio di cuffie. Infatti in questi giorni mi ha contattato un'azienda, o comunque un rivenditore, non lo so adesso di preciso, e mi ha appunto proposto due prodotti. Uno è questo qui che vedete, questo paio di cuffie di marca Tronsmart, e poi una tastiera che dovrebbe essere lì imboscata da qualche parte, ma dopo andiamo a vederla con calma. Comunque queste sono le Tronsmart Gali Glari Alpha, una roba simile. Sono un paio di cuffie chiaramente da gaming RGB, e poi hanno anche la particolarità di avere un ponte un po' particolare. Però queste qui le lasciamo un attimo da parte, perché su queste vorrei farci una video recensione. Anzi no, dai, le apriamo perché sono curioso anch'io stesso di vedere come possono essere. Ok, le cuffie sono proprio queste qua. Cioè, sono davvero tanto tanto grandi rispetto a come me lo immaginavo. Però vabbè, comunque alla fine sono delle cuffie da gaming. E qui come vedete c'è un particolare ponte che va ad adattarsi alla testa di ognuno. Illumineranno poi tutti i vari loghi. Però su questo magari, ripeto, se ne avrò occasione ci farò una recensione senza alcun tipo di dubbio. Mettiamo comunque da parte tutte le varie cose e andiamo avanti, perché la strada ancora qui è lunga. E direi di procedere con quest'altro, che in realtà non so di preciso cosa ci possa essere all'interno. La confezione effettivamente è un po' particolare. Il pacco arriva anche dalla Francia, quindi non lo so, scopriamo insieme. Vediamo che caspita è. È una cosa che non posso farvi vedere. Spero che non si sia vista, nel caso mi sa che dovrò tagliare. Ad ogni modo è un prodotto arrivante da un'azienda francese per l'appunto, che mi ha spedito questo prodotto per testarlo in anteprima. Però ci devo fare una recensione che dovrà uscire tra, in realtà forse la prima settimana di ottobre. Voi non avete visto assolutamente niente, mettiamolo da parte. Presto comunque vi farò un unboxing e capirete subitissimo di che cosa si tratta. Andiamo comunque avanti, non demordiamo, perché abbiamo ancora tre pacchetti, anzi forse, aspetta, che non so più contare. Ne abbiamo ancora ben 4 da aprire. E direi di procedere con questo e vedere che caspita ci sta al suo interno.
Sì, comunque se vedete che non censuro l'indirizzo è per il semplice fatto che tutti i pacchi, o comunque la maggior parte, me li faccio spedire all'Amazon Locker. E non abitando appunto in un Amazon Locker, beh, direi che avete capito, no? Il prossimo pacchetto arriva da Newer, che non mi ha spedito effettivamente nulla, l'ho acquistato io. E se non vado errato dovrebbe essere un prodotto che mi sarà di aiuto per il microfono che vedete là dietro. Difatti adesso lo sto utilizzando come scena, ma mi piacerebbe anche utilizzarlo per effettivamente un qualcosa di utile. E in teoria questo accessorio dovrebbe permettermi tutto ciò. Infatti sto parlando, per chi magari se ne intende, di un alimentatore da 48 volt per appunto questi microfoni XLR. Spero che questo basti e non debba anche acquistare una scheda audio, per il semplice motivo che non ho veramente minimamente voglia di spendere più di 100 euro per una scheda audio che fondamentalmente non so quanto utilizzerei. Comunque facciamo un rapidissimo unboxing. Il Phantom comunque grosso modo è questo accessorio qui. Un alimentatore molto molto leggero, forse anche più di quanto mi aspettassi. In confezione poi chiaramente troviamo il cavo XLR maschio e femmina, e poi un alimentatore, dovrebbe essere forse uno di quelli semplici e classici, esattamente come immaginavo. Vabbè, insomma, qualcosa di molto semplice che più che figo effettivamente è utile, per il semplice motivo che alimenterà in modo concreto il microfono. E ripeto, incrocio le dita del fatto che possa funzionare, altrimenti dovrò spendere 100 euro e passa. Vabbè, capita. Comunque, non so chiudere la scatola, ma mettiamola da parte perché qui abbiamo ancora diversi pacchetti da aprire. E direi di procedere con questo, questa busta di Amazon Prime, che al tatto mi fa pensare che all'interno ci possa essere un libro. Non lo so. Vediamo un po'. Oh, olè. Ho deciso di fare questo acquisto, che per quelli che non lo sanno, non sanno chi è Power, andate a informarvi, capre. No, scherzo ovviamente. Chi non conosce Power è uno streamer poco conosciuto che ha fatto un libro e mi ha ispirato un sacchissimo sin dal primo giorno che lo ha presentato. Il libro si chiama Io sono Power, dovrebbe essere una biografia in cui narra la sua storia di come è cresciuto, di come è nato e di come si è approcciato al mondo del gaming, esports, eccetera eccetera. E davvero secondo me è molto interessante. E poi all'interno ci sta questo segnalibro autografato, e da buon fanboy che sono, davvero è una cosa super super figa e apprezzata, e non vedo assolutissimamente l'ora di leggerlo, anche se questa frase qui è molto molto strana che io la dica. Ma non è questo di cui ci dobbiamo preoccupare, bensì di procedere con quanti gli ultimi due pacchi di oggi. Direi di procedere dunque con quest'altro pacco, effettivamente molto grande, e all'interno non mi ricordo che cosa ci possa essere, lo scopriremo insieme. E all'interno troviamo, oddio mio, della carta, troppa carta. A parte questo, in confezione ci sta questa lampada arrivante da Aoki. Infatti questa è un'azienda con la quale sto collaborando in quest'ultimo periodo e di cui veramente sono contento perché fa prodotti molto molto interessanti. E già da molto tempo avevo adocchiato questa lampada RGB, che per intenderci, non so se avete presente Andrea Galeazzi, che nel suo sfondo ha un cerchio super mega luminoso che si illumina. Bene, la lampada è fondamentalmente questa che andiamo a vedere adesso. All'interno della confezione troviamo chiaramente manualistica varia che ci spiega come utilizzarlo, la base davvero molto molto solida e super super pesantuccia, poi l'alimentatore da 12 volt se non vado errato, il telecomando che è esattamente questo che ci permette di poter cambiare le diverse tantissime modalità, e poi per ultimo ma non per importanza troviamo il cerchio luminoso. Fondamentalmente qui ci sta una strip LED messa a forma di cerchio, e gli effetti che ci sono sono davvero tantissimi e sono super super fighi. Non so quando state guardando questo video, però in realtà forse dovrei averla già anche utilizzata in questi giorni. Dipende sempre dal buonale che cosa avrà fatto. E boh, si monta esattamente così. Adesso vi faccio vedere, anzi in realtà è molto molto semplice. Va ad incastro e poi naturalmente ad accesa ha tutto un altro effetto. Adesso sembra semplicemente un cerchio tutto bianco, però fidatevi che davvero vale assolutissimamente i soldi che costa. Stiamo parlando di un prodotto che è scontato, lo si può anche trovare al di sotto dei 40 euro, però di base dovrebbe costare sui 50 o giù di là. E anche questo accessorio qui super super approvato, ringrazio l'azienda Aoki. E adesso procediamo con l'ultimo pacco di oggi. L'ultimo pacco che rimane all'appello di noi è proprio questo super super mega gigante. Che cosa ci sarà mai non lo so, ma lo scopriremo subitissimo. A questo punto, andando per esclusione, penso e deduco che ci possa essere al suo interno esattamente l'altro prodotto dell'azienda che me l'ha spedito. Mamma mia, guardate quanto caspita di pluriball ci sta qua dentro. Vabbè, non la scoppietto come negli altri video perché sennò veramente
potrebbero arrivare i miei vicini e pestarmi male. È esattamente una tastiera da gaming, una tastiera da gaming meccanica mini, che sicuramente avrete già sentito parlare, già sentito nominare. Sto parlando dell'Ajax AK33, una tastiera che ormai è super super acquistata, ha gli switch blu se non vado errato. E più che appunto volerci fare una recensione vera e propria, per chi mi segue già da un po' di tempo sa perfettamente che io ho acquistato dei keycaps e che presumibilmente dovrei fare un mega modding della tastiera, dati anche alcuni accessori che adesso vi faccio vedere. Difatti la tastiera in questione ha gli switch blu e io ho acquistato un pacco di switch rossi, questi qua, e con il mio fidato saldatore a stagno andrò a modificare tutte le cose per renderle super super mega fighe. Rimanete sintonizzati perché ne vedrete delle belle. Procediamo con l'ultimare questo unboxing. All'interno della scatola troviamo chiaramente i vari accessorini, che sono questi: un coso per togliere i tasti e l'altro per pulirli. E poi infine chiaramente troviamo la nostra tastiera, avvolta in questo pluriball. La tastiera è proprio questa che vedete, ovviamente ha gli switch blu, come si può tranquillamente sentire. E quindi niente, questo è il prodotto in questione. Molto carino, compatto, alla fine su Amazon anche questa non costa tantissimo. E se non me l'avessero spedita, sono onesto e sincero, l'avrei comunque acquistata, sia per magari farci una recensione, ma sia soprattutto per quella cosa lì che vi ho detto prima, che probabilmente farò ma più avanti. Quindi io, e dal mio incredibile disordine che si è creato all'interno della mia postazione, direi che è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero soprattutto che l'abbiate trovato interessante. Ci becchiamo direttamente con un prossimo video nei prossimi giorni. Vi saluto, ciao a tutti.